Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi racconterò di quello che mi è successo in questi giorni. È successo veramente di tutto. Innanzitutto, come potete vedere, ho riordinato la mia camera, ho appeso anche lì dietro, no, lì dietro la mappa di GTA 5 che la tenevo ancora nella confezione qua dell'Xbox One di GTA 5, quindi ho detto che cavolo la tengo a far lì, la appendo. Poi uscirà anche il video sulla mia postazione prima o poi quando sarà il momento. Però detto ciò, ora che finalmente tutto è finito, in teoria sta cosa dovrebbe essere finita, possiamo rilassarci qua in tranquillità e vi posso spiegare bene cosa è successo. Tanto prendo un po' di caffè, d'altronde tra l'altro raga, questa è la tazza di Star Wars con gli adesivi, cioè è un po' vecchia, diciamo che ha un po' perso tutta la sua bellezza, possiamo dire, però funziona ed è questo l'importante. Comunque, tutto risale a sabato scorso, quando in pratica misi in atto il mio progetto, ovvero c'era ancora in realtà questo progetto di fare una canzone a tema GTA Online, molto bella, diciamo, dovrebbe essere molto bella, poi oddio. Il testo l'ho già scritto e mi ero informato un po' su alcuni programmi, diciamo, per l'autotune, no? Dato che giustamente non sono intonato, e quindi ne ho trovato uno che mi sembrava buono e ho detto andiamo a scaricarlo. Ho controllato ed era a pagamento, allora ho detto, boh, guardiamo se magari si può installare, diciamo, craccato. Manco a dirlo che ovviamente mi imbatto in questo sito che prometteva di scaricare questo autotune craccato, mentre in realtà non era così, ovviamente. Io ci ho pensato, diciamo, ero lì un po' indeciso, però a un certo punto ho detto, sai, quando sei comunque lì con la tentazione di dire, però se funziona, no, mi perdo una grande occasione, che è quel ragionamento che nel 99% dei casi ti fa cadere in qualche tranello, posso dire. E quindi ho detto, dai, proviamo, no? Mi scarica questo programma, no, che chiede di mettere una password a caso, cioè d'altronde una password per avviarlo, che era scritto sempre nello stesso file. Lì ci penso un po' e dico, ma meglio di no, guardiamo se c'è un altro. Vado su un altro sito, probabilmente era la stessa cosa di quello di prima, perché anche questo chiedeva una password, dico, allora, boh, magari sarà questo programma craccato che è fatto così. E non proprio. Quindi io metto questa password, proprio il secondo dopo in cui la metto, cominciano ad apparirmi sullo schermo del computer 1500 schermate, no? Quindi dico annulla, annulla, cioè è tipo così, stacca, stacca. Attenzione, è entrato un disturbo, l'output è sospeso, attento, forse ci stanno tracciando, stacca, stacca, stacca! Solo che non ho fatto in tempo e quindi è stato lì che sono cominciati i problemi. Ho subito capito, ovviamente, che mi stavano cercando di hackerare il computer, quindi cosa ho deciso? Ho detto eliminiamo in fretta e furia i file, ma c'era un problema: alcuni sono riusciti a eliminarli, altri non si riuscivano a eliminare. Quindi cosa ho fatto io? Diciamo niente all'inizio, perché ero lì che non capivo niente, quindi ho cominciato a cancellare tutti i file, no? Possibili quelle che riuscivo a cancellare, e ho detto fermiamo un attimo lì qui la situazione, tanto comunque se ho cancellato la maggior parte dei file non succederà niente, non proprio. Questo perché sul mio computer ovviamente sono presenti i dati di qualsiasi cosa, di YouTube, Instagram e qualunque cosa io possieda, quindi sono cominciato, per fortuna raga, per fortuna io, oltre alla password, diciamo, degli account di qualsiasi app, ho anche la verifica a due fattori, oppure
richiede il codice, diciamo, di sicurezza che ti spedisce per poter accedere se sei da un nuovo dispositivo. E questo mi ha salvato, posso dire che mi abbia salvato, perché se non ce l'avessi avuto a questo punto avrei perso tutto, probabilmente. Infatti, nel pomeriggio, no? Cominciano ad arrivarmi delle mail. Delle mail, ora vi metto qualche screen ovviamente nel video. Cosa ci sarà stato scritto in quelle mail? Qualcuno sta cercando di accedere al tuo account. Ecco qui il codice che hai richiesto per modificare la password. Dico, sicuramente non sono io perché io non stavo cercando di accedere all'account. Ovviamente erano loro, erano quegli hacker che con quel programma avevano in qualche modo visto i miei dati e stavano provando ad accedere, magari erano anche riusciti ad accedere all'account, sia YouTube, sia qualsiasi cosa, per cambiare la password. A quel punto dico, ok, non c'è tempo da perdere, è il momento di agire. E cosa faccio? Semplicemente cambio la password, perché cambio la password di qualsiasi app, di qualsiasi dato che avessi avuto su questo PC, l'ho cambiato. Ho fatto bene a cambiarlo, sì, perché in questo modo poi in teoria non sono neanche più riusciti ad accedere per chiedere di cambiare la password e neanche ad accedere all'account perché ovviamente non avevano più la password. Me la sono vista brutta, dico, però il problema non era ancora finito. Perché? Perché ovviamente il mio computer aveva ancora all'interno quei file e quando io accendevo il computer, ogni tanto mi partiva un'interferenza, no, di questo genere, mi si aprivano programmi a caso ed è stato brutto, diciamo. E ho detto, vabbè, non è che ho molto altro da fare, mi salvo i file su chiavetta perché ovviamente non mi conveniva andare su internet perché dovevo riaccedere a tutte le cose con la password diversa e rischiavano di riscoprirmi la password diversa. Quindi semplicemente l'ho trasferito su una chiavetta tutti i file e ho cercato di riavviare il computer. Piccolo problema, andando sul computer, ora vi faccio vedere, no? Se io vado su impostazioni e vado su qua, esattamente su ripristino, facendo così rimposta il PC. In teoria posso rimpostarlo. In teoria posso rimpostarlo, ma non in quel caso perché quel programma impediva di rimpostare il PC. Quindi ero bloccato, dico, io voglio resettare il PC, ma non posso, cosa devo fare? Alla fine un mio iscritto e abbonato, Glitch, vi lascio il suo canale qui nelle schede, ha tra l'altro, quasi mi stavo scordando, di salutare tutti gli abbonati del mio canale, sia Twitch che YouTube. Ora potete abbonarvi anche su Twitch al prezzo di 4,50 € oppure gratis con Amazon Prime per ricevere gli stessi vantaggi di YouTube. Quindi saluto The Glitch, che ho già nominato, saluto Phrase Atomico e anche TikTok, trovate tutti i loro canali YouTube in descrizione se volete fateci un salto e li ringrazio ancora per essersi abbonati, se volete potete abbonarvi anche voi che costa poco oppure anche gratis con Amazon Prime, quindi perché non farlo? E quindi Glitch mi ha aiutato, dato che lui è più esperto, diciamo, su PC lo usa sempre, gioca su PC, a sistemare il problema. In pratica c'era uno stratagemma che si poteva fare per poter riavviare lo stesso il computer. Quindi a quel punto, dopo aver riavviato il computer, la solita menata di reinstallare le stesse cose, eccetera, ma alla fine ce l'ho fatta. È quello l'importante e è stato una roba che sicuramente ho imparato qualcosa da ciò e mi ha dato comunque, tra virgolette, la possibilità di fare questo video e anche di risistemarmi il computer che era un po' incasinato. Quindi, detto ciò, spero che questo video vi sia piaciuto. Ora starò più attento sicuramente a queste cose, fate attenzione anche voi. Detto ciò, ringrazio tutti per la visione, iscrivetevi, attivate le notifiche su tutte per restare aggiornati all'uscita dei prossimi video e ai prossimi video.